Ritrovati ragazzi in questo nuovo video in cui andiamo a fare una bella sessione di allenamento livello base. Belli carichi, già scaldati, fate vedere tutti i link per il riscaldamento e partiamo. Partiamo con il chin up a mezz'ora e il push up a mezz'ora. Andiamo a fare 4 ripetizioni e 8 ripetizioni a terra. 4 giri con un minuto di riposo. E andrò a fare solo un giro dimostrativo per farvi vedere come si eseguono. Mento sopra la sbarra, fronte appoggiata e su. Push up, mezzo roma, dal basso. Ok? Questi due esercizi servono specialmente in chin up quando andrò a lavorare un po' più di bicipite, mentre in push up andrò più a mettere sotto tensione il nostro pettorale. Ok? Adesso andiamo a lavorare a full row con gli Australian pull up, gli anelli e il push up. Pronti? Tutti carichi? Andiamo a eseguire 10 Australian e 10 push up. Ricordiamo, per vedere l'esecuzione degli esercizi andare a vedere le nostre playlist in cui sono spiegati tutti quanti. Push up. Chiaro? Ricordiamoci, partire sempre con le braccia completamente distese e arrivare a toccare gli anelli nel caso degli Australian pull up e a toccare col petto nel push up. Adesso andiamo a eseguire invece le trazioni orizzontali alla sbarra e i V push up. Andiamo a eseguire in questo caso 12 trazioni orizzontali e 6 V push up. Come ho detto prima, nel set degli Australian pull up e dei push up, come set abbiamo 5 giri con un minuto e mezzo di recupero, mentre in questo caso abbiamo a fare 4 giri con un minuto di recupero. Di push up. Ok? Molto bene. Adesso andiamo a rendere la routine più complicata, dopo esserci un po' scaldati, diciamo così, scherzando, andiamo a fare le trazioni. Se non riusciamo a fare i pull up, quindi presa prona, andremo a fare i chin up. Nel caso in cui invece non riesco a eseguire la fase di salita, quindi della concentrica, andrò a eseguire solo e esclusivamente a negativo. Andiamo a farvi vedere entrambe le opzioni. In presa prona andiamo a eseguire 2 pull up. Subito dopo le trazioni andiamo a fare i dips sulle parapente. Nel caso in cui non riesco a eseguire i dips, andrò a eseguire i bench dips. E adesso serve a mostrarvi. Per cui pull up. Ok? Oppure chin up, se non riesco a eseguire né uno né l'altro, come ho detto prima, faccio un bel salto e faccio la negativa, cercando di scendere
di più lentamente possibile ad arrivare con le braccia perfettamente distese. Oppure prono, facendo un bel salto come ho fatto prima. Eseguiamo la nostra negativa. Subito dopo andiamo a fare i dips. Come detto prima, nel caso in cui non riesco a eseguire i dips, andrò a fare i bench dips. Ok? Molto bene. Prendiamo un po' di fiato, ricordiamoci sempre. Ricordiamoci sempre di mantenere qualità nella quantità. Se non riesco a eseguire in maniera pulita l'esercizio, piuttosto diminuisco la difficoltà. Nel caso in cui, mettiamo caso, negli Australian pull up non riesco a chiudere bene la ripetizione all'anello, andrò leggermente più indietro per scalare la leva. La stessa cosa nel push up, se non riesco a eseguirli con le gambe distese, andrò a farlo sulle ginocchia oppure sul rialzo. Per quanto riguarda invece i push up, andrò a eseguire invece i push up con le mani più larghe, cercando una traiettoria più verticale possibile. Mentre, come ho fatto vedere prima, nei pull up e nei chin up andrò a eseguire delle negative, quindi dips e bench dips. Adesso andiamo a eseguire invece un po' di esercizi per quanto riguarda le gambe. Andiamo a fare gli squat e gli affondi. 10 squat, 10 affondi per gamba. Ok? Cosa importante nel squat è mantenere le nostre curve fisiologiche e scendere sotto il parallelo, quindi il bacino sotto le ginocchia. Nell'affondo invece è cosa importante non portare le ginocchia in avanti per andare solo a caricare sulla tibia tarsica e mandare troppo in flessione la gamba, quindi con stress sul mio ginocchio. Adesso prendiamo un po' di fiato. Ricordiamo di ispirare con il naso e buttare fuori con la bocca, facendo i respiri con più profondi. Magari anche passeggiando per stimolare meglio sempre la nostra circolazione e far recuperare i muscoli. Possiamo anche fare dei cerchi per ampliare meglio la nostra cassa toracica e prendere più aria. Soprattutto quando andiamo a fare lavoro ad endurance è importante saper gestire bene il nostro fiato. Se abbiamo fiato, ovviamente l'ossigeno non arriva ai muscoli e di conseguenza andiamo in crisi, in anabolismo. Adesso andiamo a fare
lavoro per l'addome con i leg raises alla sbarra e i raises sulle parallele. Possiamo farlo con le ginocchia, che è la versione più semplice, oppure con le gambe distese. Andiamo a fare 8-8. 4 giri, un minuto di recupero. Gambe tese oppure ginocchia al petto. Qua nei raises alla spalla, la cosa difficile è cercare di non dondolare. Io vado veloce, più rischio di dondolare e di perdere controllo. Quindi mi consiglio di eseguire ripetizioni sprint, e ogni volta che le mie gambe stanno tornando indietro, contrarre bene l'addome e i glutei per evitare di andare troppo indietro. Stessa cosa per quanto riguarda sulle parallele, o la piede estesa oppure ginocchio al petto. Ok? Bene ragazzi, nel link in descrizione avete scritto tutto il programma, fatemi sapere come va, lasciate pure un commento, iscrivetevi al canale e come sempre buon allenamento.